oggi siamo qui a Firenze a parlare dei rifiuti. Una domanda a Giovanni Luciano. Il piano dello generale dei rifiuti com'è a livello nazionale? Ah, non pervenuto. C'è questa impostazione che noi condividiamo di incentivazione della raccolta differenziata e speriamo che si passi dalle parole ai fatti per lo sviluppo delle nuove tecnologie di termovalorizzazione, quindi produzione di nuove energie, per trasformare i rifiuti da un problema, da un costo, in un'opportunità e quindi anche un'opportunità, oltre che ambientale per i cittadini, anche occupazionale. Ecco, ora qui in Toscana abbiamo fatto un'analisi delle tre province, Firenze, Prato e Pistoia. Molto probabilmente andremo a gara. E abbiamo discusso anche del ciclo integrato. Cosa hai percepito qui nel nostro territorio? Ho percepito che se ne parla, forse se ne parla ancora troppo e non si è ancora fatto un primo passo concreto. Noi dobbiamo spingere per aziende che facciano il trattamento, come dire, che seguano il ciclo integrato, modello multi-utility, tipo la Era dell'Emilia Romagna o l'Iren o altre aziende di questa, perché la frammentazione è nemica, come abbiamo visto nel trasporto pubblico locale, come vediamo nei servizi pubblici locali. Non si può andare avanti con questa frammentazione perché non ci sono le risorse per seguire, poi è anche antieconomico.